Milano, sono finite orora le finali della Pro League 2019, della prima Pro League di Rainbow Six Siege. Noi siamo completamente distrutti, sono due giorni che ci hanno tenuto segregati all'interno del Palazzo del Ghiaccio di Milano. Adesso sono le, cos'è, mezzanotte e mezza, una cosa del genere, è dalle 9:30 che siamo qui. Siamo rincoglioniti come delle mine, ma ne è valsa la pena, perché a portarsi a casa il premio sono stati i ragazzi di Team Empire, ragazzi russi di Team Empire, ma è stata una finale assolutamente spettacolare, giocata fino all'ultimo con Evil Geniuses. Prima mappa Evil Geniuses. Evil Geniuses che sulla seconda mappa va sul 6-3, quindi veramente a un passo dalla vittoria. Tre match point per il team americano, se non che il team russo improvvisamente, proprio quando praticamente tutti i fotografi, tutti i giornalisti erano addosso al team americano, hanno sentito la pressione della telecamera di Pianesani e sono crollati di fronte alla soverchiante, cioè l'occhio che guarda il momento, dovevano gettare il cuore sotto l'ostacolo, si è squacquerato per terra. Si sono completamente ammosciati gli americani. A quel punto i russi hanno ripreso in mano la gara, hanno vinto la seconda mappa. Sulla terza, cinici e determinati, come ci si aspetta dai russi, hanno vinto in maniera assolutamente inaspettata la seconda mappa. Sulla terza hanno dominato all'inizio, poi comunque anche loro, nonostante siano freddi e cinici, si sono fatti un pochino prendere dalla tensione. Hanno perso un paio di round proprio prima di finire, ma l'ampio margine gli ha permesso poi in sicurezza in fase difensiva di chiudere la partita con serenità. Esatto, Team Empire che vince una finale in una giornata di semifinali interessanti, perché eliminati da questa finalissima sono stati FaZe e Fnatic, entrambi comunque usciti con delle partite che secondo me hanno un po' caratterizzato tutto il weekend, ovvero partite che magari in alcuni casi sono anche finite 2-0 o comunque hanno, diciamo che guardandoli sulla carta possono far vedere un dominio di una squadra piuttosto che un'altra. In realtà abbiamo visto tantissimi match tiratissimi, tantissime partite tiratissime, ed è stato un weekend molto interessante nonostante l'assenza dei G2. Sì, grande bilanciamento delle squadre. Io adesso non le conosco abbastanza per capire se hanno vinto, sono emersi gli underdog, se ha dominato quelli che erano i pronosticati, ma devo dire che, sai che non sono particolarmente interessato all'ambito eSport, ma devo dire che ci sono stati dei passaggi incredibili, veramente emozionanti anche per me che non ci capisco assolutamente niente. Consiglio di recuperare qualche match direttamente sullo YouTube di Rainbow Six, sul Twitch di Rainbow Six. Esatto, regia spettacolare, devo dire che effettivamente ci sono dei passaggi che mi hanno emozionato, non così complessi da capire perché sono dei fenomeni, non c'è niente da dire. Io guarda, ti propongo tre temi per chiudere. Uno è il dispiacere personale per la dipartita prematura di Nora Rengo, il team giapponese che ha fatto molta simpatia e che però ci aspettiamo che possa rifarsi, perché ricordiamo che mentre il Six Major di agosto sarà in North Carolina negli Stati Uniti, la prossima Pro League a novembre sarà vicino a Nagoya in Giappone, e lì probabilmente Nora Rengo potrà veramente sbocciare definitivamente dopo la buona performance dello scorso febbraio a Montreal e dopo, diciamo, l'apparizione di oggi. Secondo te, le informazioni ufficiali dicono che io sono chiamato per supportarti solo a Milano e in periferia, ma non si parla di Tokyo, non si parla di Montreal, si parla di... Diciamo che aspettiamo comunicazioni ufficiali. Okay. Il secondo tema interessante è legato a Team Empire, perché G2 non era presente qui, diciamo il team dominante della scena competitiva di Rainbow Six. Sembra per scelta, diciamo che ci sono i rumor, dicono che volessero riposarsi dopo i successi appena trascorsi in quel di Montreal. Esatto, diciamo che anche o per scelta o fisiologicamente dopo un successo del genere probabilmente è normale un pochino rilassarsi. In ogni caso il tema qua interessante è che Team Empire vince dopo la finale persa proprio con G2 a Montreal, e a questo punto aspettiamo il prossimo scontro tra i due team per capire quale effettivamente è se... il vero dominatore della scena di Rainbow Six. Terzo tema finale è l'Italia, che effettivamente è in grado di proporre un evento eSport assolutamente fantastico, sia a livello di organizzazione, perché qua Ubisoft si è superata, a livello di regia se l'avete seguito online o se siete stati presenti. O se state seguendo i servizi di Multiplay.it con la regia di Alessio Pianesani, con le grandissime riprese di Alessio Pianesani. Devo dire, oltre 1300 presenze confermate, biglietti che sono stati bruciati al momento stesso della vendita, un pubblico caldo ma non esplosivo, non so fino a che punto, probabilmente ne parlavamo fuori, e il pubblico italiano si aspetta per
per lasciarsi andare, per dare tutto se stesso, aspetta un team italiano che possa arrivare. Tu sappia, c'è qualcosa che bolle in pentola o ancora il clima abbastanza freddo? No, non è il clima freddo, chiaramente ci sono gli endgaming che sono sempre sulla cresta dell'onda all'interno della scena italiana. Ci aspettiamo un giorno magari di vederli tornare ai livelli che gli appartenevano durante il primo anno di Rainbow Six Siege. In ogni caso, un evento assolutamente spettacolare, è stato molto divertente, infinitamente stancante, però ne è valso la pena. Per tutti gli appassionati di Rainbow Six Siege, ovviamente l'appuntamento è nelle prossime settimane per i contenuti della nuova operazione, poi ad agosto per gli Six Major e poi per la nuova Pro League a Nagoya a novembre, e poi a Montreal ancora e poi all'infinito. Intanto grazie Ale per il supporto. Grazie mille a te per avermi fatto partecipare a questo momento culmine di questa fantastica due giorni. Prego, ovviamente seguiteci su multiplayer.it per tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti su Rainbow Six Siege.